Quindi, prima di parlare di quello che è proprio l'amministrazione, bisogna considerare quando una spesa all'interno di un progetto può essere considerata ammissibile. Quindi, per ammissibilità della spesa, bisogna considerare che c'è un regolamento comunitario che ha disciplinato la materia, perché non tutto ovviamente può essere inserito in un progetto, bisogna che ci siano delle caratteristiche particolari e quindi all'interno della comunità europea ha delegato alla nazione quello che sono i regolamenti comunitari e nazionali per gestire al meglio un progetto comunitario o quello che possa essere regionale, cioè a qualsiasi livello. Io per semplificato parlerò di progetti europei, però nel piccolo potrebbe anche essere quello dell'associazione provinciale o del comune. Quindi per ammissibilità si parla di bene o servizio che deve essere valutato per il raggiungimento di uno scopo. Quindi nel momento in cui si scrive un progetto e quindi si stabiliscono quelle che sono le linee guida perché lo stiamo scrivendo, che cosa ci siamo prefissati. Quindi tutto ciò che col bene o servizio raggiungiamo l'obiettivo, questo può essere quindi, potrà essere considerato una spesa ammissibile. Però perché questa spesa debba essere considerata ammissibile all'interno di questo progetto è necessario che risponda ad alcune caratteristiche, quali possono essere l'orizzonte temporale della spesa, in quanto nel momento in cui il progetto viene presentato, solo dal momento in cui abbiamo la delibera, comunque il progetto viene approvato, da quella data le spese possono essere rendicontate. Rendicontate significa giustificata la spesa all'interno del progetto. Questo orizzonte temporale di riferimento può anche essere, possiamo anche parlare di un periodo antecedente. Si tratta di alcuni progetti che rendicontano anche la fase che è di progettazione. Quindi, in questo caso la progettazione che in teoria viene fatta antecedente cioè all'approvazione del progetto, può essere rendicontata. La progettazione però può essere rendicontata non in tutti i progetti, si parla di progetti di una certa entità e solitamente viene rendicontata all'interno della prima scadenza progettuale, nel senso il progetto procede per stati di avanzamento, comunque per rendicontazioni. E quindi quando alla prima stesura di rendicontazione si rendiconta la fase progettuale, che solitamente si tratta di un importo che non eccede i 30.000 euro. Quindi parliamo di orizzonte temporale della spesa, quindi dal momento in cui il progetto viene approvato fino al momento di scadenza, salvo eventuali proroghe che può darsi che vengano accordate. Poi una spesa deve essere imputata all'interno del progetto, essere pertinente con l'idea progettuale e congrua rispetto alle azioni che noi vogliamo conseguire. Ovviamente una spesa di un'entità cioè, che viene a coprire quasi tutto l'intero budget di progetto non potrà essere considerata congrua, comunque economicamente vantaggiosa. La spesa deve essere verificabile e deve essere possibile effettuare dei controlli, che è una cosa, diciamo, che segue tutto l'iter progettuale, dal momento della presentazione del progetto sino alla fase conclusiva. Ci possono essere dei controlli in itinere o dei controlli a scadenza della rendicontazione o ovviamente prima al saldo, perché solo nel momento in cui tutta la spesa è considerata ammissibile, quindi rendicontabile e giustificata, avremo il saldo del progetto. E inoltre la spesa deve essere legittima. Ovviamente non possiamo effettuare delle spese, è contabilizzata, perché così come all'interno di una qualsiasi azienda, associazione, vi sono i principi contabili che devono essere rispettati, così come all'interno di un progetto è necessario rispettare tutte quelle che sono le normative fiscali, tributarie, tutto ciò in piccolo, perché ovviamente in relazione al progetto che noi stiamo seguendo. Qui parlavo di riferimento temporale, imputabilità, congruità rispetto all'azione, la verificabilità e la legittimità. Per quanto riguarda le spese, sono quindi sostenute dal beneficiario dal momento della presentazione della domanda sino al momento di scadenza progettuale. Solitamente i progetti possono avere orizzonti temporali che vanno dai
qualche mese, a massimo 2 o 3 anni per quelli un po' più con più partner. Diciamo, nel nostro caso prendiamo in considerazione quelli un po' più piccoli. La cosa, diciamo, importante è che il pagamento di qualsiasi spesa deve essere effettuato solo dopo che vi sia stata, ad esempio, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, comunque c'è la pubblicità della nostra, diciamo, abbiamo avuto lettera formale, diciamo, che abbiamo passato il bando. Quindi sono ammissibili tutte le spese state comprese all'interno del progetto e del piano finanziario, secondo dei criteri che solitamente nel momento in cui un'autorità stabilisce un bando, fissa proprio dei criteri stabiliti di percentuali di spesa, ad esempio una percentuale per i costi del personale, per le spese generali, e quindi noi nel momento in cui lo stiamo redigendo, solitamente facciamo riferimento a quelli che sono i criteri definiti dal bando, perché in questo modo riusciamo a essere più coerenti, altrimenti. Quindi sono ammissibili le spese il cui pagamento è stato effettuato tra la data di approvazione del progetto e la data di scadenza. Possono anche essere rendicontate, abbiamo detto, le spese di progettazione. In questo caso molto spesso anche gli enti si rivolgono a progettisti esterni, che sono dei consulenti, oppure proprio all'interno c'è una persona che si occupa di progettazione. Quindi sono ammissibili le spese decise dal bando, secondo i criteri che il bando ha stabilito. Quindi la spesa deve essere imputabile, pertinente e congrua rispetto all'oggetto alla domanda o detta call a cui noi stiamo partecipando. Per quanto riguarda una spesa, accomodatevi pure, non vi preoccupate. Quindi una spesa per essere ammissibile deve essere imputabile ad operazioni finanziarie, deve esserci una stretta correlazione tra la spesa che noi effettuiamo e gli obiettivi che intendiamo realizzare. Essere quindi in linea con le linee del bando e delle autorità che hanno stabilito quindi la procedura di sessione e essere congrua rispetto quindi a quelli che sono gli obiettivi che il bando si è imposto, diciamo. I costi. Per quanto riguarda i costi di un progetto, sono quelli che rispondono a quelli che sono i costi all'interno di un'azienda, cioè non possiamo considerare dei costi che in termini di, cioè dobbiamo considerarli in termini di efficacia, efficienza, economicità. Vi faccio presente che quando diciamo che stanno partecipando alla selezione, il bando che garantisce una certa economicità di costo viene preferito. Perché se raggiungiamo gli stessi obiettivi e un partner raggiunge con un budget più basso, vuol dire che ha utilizzato un sistema più efficace o efficiente di utilizzo del costo dell'acquisto delle materie prime o del personale. Quindi, diciamo, il criterio di economicità ed efficienza è importante e dobbiamo tenerne conto nella redazione del budget progettuale. Un costo deve essere quindi all'interno di qualsiasi progetto, o comunque all'interno anche della vita aziendale, deve essere verificabile e controllabile. Verificabile che cosa intendiamo? Cioè vi devono essere tutti quei documenti che hanno permesso l'acquisto, ad esempio, di un determinato software, attrezzatura, e tutte quelle che sono i mezzi di pagamento utilizzati per all'acquisto. Quindi ci devono essere, ad esempio, la ricerca dei preventivi. Quindi non è che noi possiamo andare direttamente da un fornitore e acquistare il bene che vogliamo. Specialmente per importi di una certa rilevanza, occorre, ormai diciamo, le direttive sono che per importi superiori a 500 euro occorre, avere almeno 3 preventivi. Quindi
di ditte concorrenti che forniscono lo stesso bene, comunque beni con caratteristiche uguali, e quindi la scelta del bene avverrà ovviamente in termini di bene che costa di meno, anche se ci potrebbero essere delle critiche su questa cosa, però specie per beni di natura tangibile, quali un computer, diciamo un'attrezzatura, viene rispettata questa. Quindi i concetti di verificabilità e controllabilità della spesa sono dei concetti chiave. Le spese ammesse a contributo sono quelle quindi sostenute dal beneficiario per la realizzazione del progetto e a cui corrispondono dei pagamenti reali. Quindi il pagamento deve essere sempre associato all'acquisto, quindi all'eventuale fattura di acquisto. O busta paga o la fattura del. Quindi deve essere accompagnato dal documento legale o da qualsiasi altro documento che ha comunque valore probatorio di legge come dimostrazione di acquisto o di pagamento, ad esempio la fattura o la busta paga o la ricevuta di un consulente. Quindi, e questi devono essere conservati presso chi ha diciamo, il capofila del progetto, se ci sono i partner, oppure l'unico partner diciamo, che ha aderito, che ha vinto il bando. E devono essere conservati in maniera diciamo, distinta dalla contabilità. Se un ente diciamo, svolge attività caratteristica e ha partecipato a un bando che ha vinto, deve distinguere in maniera netta quelle che sono le spese per la gestione caratteristica da quelle che sono le spese del progetto. Quindi una gestione separata, con proprio, se richiesto dal bando, un conto corrente separato, che viene aperto nel momento in cui noi vinciamo il bando, apriamo il conto corrente con la dicitura proprio eventualmente del titolo del progetto. E deve rimanere aperto fino all'erogazione del saldo. Quindi, affinché una spesa possa essere considerata un documento idoneo all'interno del progetto, deve essere quindi accompagnata da fatture o da documenti contabili che hanno valore di legge. E quindi questo è anche importante per eventuali controlli che vengono fatti solitamente anche a campione. E quindi in itinere durante lo svolgimento del progetto è possibile, specie ad esempio succede per i corsi di formazione, quindi quando il calendario delle lezioni è pubblico, possono esserci dei controlli in itinere e quindi è necessario che tutta la documentazione, quali le lettere di incarico del docente, la presenza degli alunni, sia presente all'interno della sede dove vengono effettuate le lezioni ed è molto importante. Una spesa è ammissibile quindi quando è imputata all'interno del progetto ed è in conformità con quelle che sono ovviamente le normative comunitarie, nazionali, non possiamo effettuare delle spese ovviamente che non c'entrano nulla e non rispondono diciamo, a quelli che sono gli obiettivi. La spesa deve aver dato luogo a una adeguata registrazione. In virtù di quelle che sono le disposizioni di legge in materia tributaria, civilistica, cioè dovete considerare quella che è la gestione amministrativa di un progetto o la fase rendicontativa, diciamo che la gestione amministrativa è come proprio una gestione di qualsiasi ente, azienda. Per quanto riguarda la fase rendicontativa, invece, diciamo, mentre quando noi svolgiamo un'attività aziendale dobbiamo dar conto a pagamento di tasse, quindi dobbiamo mantenere una contabilità in linea con quelle che sono le normative di legge, quando si svolge invece un'attività progettuale, oltre a quelle normative, bisogna considerare quelle che sono le disposizioni per la rendicontazione del progetto, che possono essere differenti. Cioè, mentre ci sono dei principi cardine, che sono quelli ovviamente i pagamenti effettuati non in contante, la documentazione in conto corrente dedicato, ci sono molte altre particolarità che dipendono dal progetto, dal bando a cui stiamo partecipando. Però ci sono molto spesso, nel momento in cui ci sono delle linee guida da seguire, e quindi è tutto scritto lì, bisogna soltanto rispettarlo.
perché sono delle specie di indicazioni che vengono fornite dall'ente, diciamo, che ha stilato il bando, e quindi il soggetto beneficiario deve rispettarle. E là c'è scritto, ad esempio, come tenere la contabilità o come effettuare i pagamenti, i termini, quindi occorre tenere in considerazione queste cose. Le fatture all'interno di un progetto devono essere intestate al beneficiario. Non è possibile rendicontare delle fatture o qualsiasi documento di spesa che è intestato, ad esempio, nel caso di una cooperativa o di più partner all'interno del progetto, che un partner fa la fattura all'altro partner e questa fattura deve essere rendicontata. Non è possibile. Cioè deve essere intestata al soggetto beneficiario. Per essere ancora più precisi, nella fattura dovrebbe essere anche riportato il numero del progetto, eventualmente il nome, perché ogni progetto ha un protocollo e quindi un numero identificativo. Quindi all'interno della fattura sarebbe, diciamo, alcune volte lo richiedono obbligatoriamente, però diciamo, sarebbe opportuno scrivere sempre bene acquistato per progetto, numero progetto. Scusate. Le spese devono corrispondere a pagamenti effettivi, quindi una fattura di un importo di 1.000 euro deve corrispondere a un pagamento di quell'importo. E devono essere quindi effettuate dal beneficiario. Quindi se la fattura è intestata al beneficiario, il pagamento deve essere effettuato esclusivamente dal beneficiario. Quindi non sono ammessi eventualmente che io ho un debito verso un altro soggetto, l'altro soggetto mi paga la fattura, cioè cose che, diciamo, non sarebbero facilmente intracciabili e giustificabili. E quindi tutta la contabilità deve, cioè tutte queste acquisti devono essere riportate in contabilità, così come si riporta eventualmente qualsiasi acquisto o qualsiasi cosa. Quindi, come dicevo prima, i beneficiari devono istituire un sistema trasparente e di contabilità, perché bisogna mantenere distinte quella che è la gestione ordinaria da quella che è la gestione progettuale. E quindi anche le spese relative all'attività di progetto devono essere differenziate. Se avete dei dubbi, delle perplessità, fate pure qualsiasi tipo di domanda. I beneficiari sono obbligati, questo sia per una normativa, diciamo, civilistica, fiscale, alla conservazione di questi documenti per almeno 5 anni. Ci possono anche essere dei progetti che richiedono periodi più lunghi, eventualmente. Ad esempio, se il progetto abbraccia più anni, il documento andrà conservato ovviamente fino alla scadenza progettuale e poi per i prossimi 5 anni. Quindi i 5 anni decorrono dal momento del controllo finale di progetto, quando solitamente noi abbiamo il saldo. Possono essere conservati sia in originale, attualmente anche in formati, diciamo, cartacei o comunque conformi a quelli che sono gli originali di progetto. I costi quindi ammissibili possono quindi differenziarsi da quelli che sono costi diretti, e sono ad esempio quando noi facciamo un contratto di collaborazione per una persona che deve lavorare interamente per il progetto, quindi è facilmente identificabile il fatto che la persona lavori per il progetto e quindi è un costo direttamente imputabile al progetto. O spese di cancelleria che utilizziamo sia per il progetto sia per l'attività di gestione normalmente, si tratta di costi indiretti. Quindi in quel caso bisogna cercare dei coefficienti, o comunque bisogna cercare un rapporto diretto, cioè stabilire quanto o come sono state utilizzate, la percentuale, diciamo, di luce utilizzata in quel giorno, attraverso dei coefficienti che occorre, cioè, dettagliare. E in questo caso quindi si cercherà di imputare il costo indiretto all'interno del progetto, perché a volte si utilizza ad esempio il telefono. E quindi la bolletta telefonica della struttura ovviamente non la possiamo imputare al 100% all'interno del progetto.
specialmente se si tratta di un progetto che ha, ad esempio, attività per 2 volte al mese, non è che possiamo imputare tutta la bolletta. E quindi ci sono dei criteri per l'individuazione di questi, che vediamo anche più avanti e comunque anche domani nella redazione del budget, quando antecedente alla presentazione del, noi costruiamo il budget di progetto, stabiliamo quelli che potrebbero essere dei costi generali per farceli poi ammettere all'interno della rendicontazione. Quindi costi diretti, quali possono essere attrezzature, materiali per consumo, spese di viaggio, di conferenze, in questo caso quindi che sono strettamente correlati all'attività o alla macro voce del progetto che stiamo realizzando, oppure costi del personale. E spese invece generali, quali, come dicevamo prima, le utenze elettriche o eventualmente i cambi. E sarà poi alla nostra a bravura cercare di dei coefficienti per la valutazione e il calcolo di queste che siano il più fattibili, cioè il più possibile oggettivi, cioè che in sede di eventuali controlli o collaudi e cose di questo tipo, il nostro controllore capisca quelli che sono stati i nostri, la nostra scelta, e quindi bisognerà dettagliare, tipo se abbiamo acquistato un bene che utilizziamo esclusivamente per il progetto, tutto ciò va anche allegato a delle relazioni tecniche effettuate da eventualmente dei consulenti. Sì. A volte sono riportati direttamente nel bando, quindi si stabilisce ad esempio che nella redazione di un budget, quindi progettuale, a costi del personale, quindi diciamo alla macro area del personale, si stabilisce che il 10% è imputabile a spese generali. Il 10% che tu puoi inserire le utenze, la cancelleria, quindi il bando stabilisce delle percentuali di spesa che variano in relazione a quanto è il costo del personale. A volte si stabilisce, ad esempio, dipende molto dal a che bando stiamo partecipando, però ad esempio la somma del costo del personale più delle attrezzature più dei viaggi, il 5% della somma delle macrovoci è riconoscibile a spese generali. Ti faccio anche un'altra specificazione, che a volte queste spese generali devono essere dettagliate e quindi occorre presentare la fattura elettrica e cose di questo genere. Altre volte invece sono date a forfè e quindi non c'è bisogno di dimostrarle, basterà soltanto dimostrare il pagamento del personale, dell'attrezzatura, e quindi quello viene dato a prescindere come importo. Infatti i metodi di calcolo dei costi indiretti sono quelli che sono direttamente imputabili al progetto, ma che sono stati realizzati per il raggiungimento dell'obiettivo. In carattere generale, per quanto riguarda gli organismi pubblici o le scuole o gli organismi di ricerca, quando partecipano ai bandi che riguardano il finanziamento di attività di ricerca, vengono fatti optati per un tasso forfettario che è il 60% dei costi diretti. Questo perché, ad esempio, nelle scuole, nelle università, è difficile stabilire la bolletta telefonica del dipartimento di ingegneria o come ha inciso nel progetto che ha presentato quel dipartimento. E quindi vengono attribuiti un costo a forfè pari al 60% di quelli che sono i costi invece diretti, quali personale. In tutto questo però non vengono considerati i subcontratti, cioè i subappalti, o quando ad esempio all'interno di un grande progetto di ricerca si attribuisce una determinata attività o area a un altro ente che lo svolge, questo è possibile. Ovviamente nella scelta del subfornitore bisognerà rispettare quelli che sono i criteri, perché hai scelto quello, specie all'interno di un ente pubblico è tutto fatto attraverso dei bandi pubblici, quindi anche la scelta eventualmente del personale viene fatta in maniera
con una certa pubblicità, perché non è lasciata la discrezionalità del soggetto privato nella scelta del singolo personale. Infatti vi sono anche dei metodi all'interno delle università o comunque degli enti pubblici per il calcolo tra i costi diretti e i costi indiretti, quanto poi viene finanziato dall'Unione Europea. Infatti avevo stabilito ad esempio che con il metodo di calcolo quando il costo dei costi diretti è del 100% e il 7% di costi indiretti, il finanziamento ricorderà solo il 107% rispetto al 120%, che sarebbe la somma tra i costi diretti e i costi indiretti. Questo però ovviamente dipende sempre da... per l'acquisto quindi dei beni materiali, il fornitore è obbligato a effettuare quindi la scelta tra tre preventivi fornite da ditte in concorrenza. Questi tre preventivi devono essere conservati fino ai 5 anni successivi, nel senso che anche nel momento in cui noi abbiamo scelto il fornitore non possiamo strappare i preventivi, perché in una fase di controllo voi dovete dimostrare che avete scelto quel fornitore perché vi ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. Questo riguarda l'acquisto di attrezzature, macchinari, computer, software e qualsiasi cosa di un bene materiale, che rispetta quindi dei parametri tecnico-economici in cui viene ritenuto il più idoneo alla realizzazione del progetto, ma ovviamente che sia quello più economico. Per quanto riguarda la normativa, parla di importi superiori a 500 euro. Ovviamente se noi abbiamo un bene che costa 600 euro, 700 euro, non è che per ovviare a questo obbligo dei tre preventivi possiamo farci fare due fatture, una da 400 e una da 300, perché non è ammesso il frazionamento di fatture per evitare quello che è l'obbligo dei tre preventivi. E quindi questa è una cosa che l'Unione Europea ha cercato proprio di stabilire in maniera rigida per evitare che i nostri soggetti beneficiari si rivolgano sempre agli stessi fornitori. L'acquisto dei beni, gli unici motivi che potrebbero ovviare alla scelta di questi preventivi è quando noi abbiamo un bene che per le caratteristiche pecuniarie del bene lo ha solo un determinato produttore, e quindi in quel caso se io ho cercato sul mercato e soltanto quel produttore ha quel bene con quelle caratteristiche che mi interessano, basterà solo il suo preventivo ed eventualmente allegare una relazione che specifichi che dopo un'analisi di mercato io non ho trovato nessun fornitore che mi forniva quel bene e quindi ho scelto, cioè sono stata indotta a scegliere lui. Anche questo è molto più specifico anche per l'acquisto, cioè per i contratti a persona. Si sceglie un consulente rispetto a un altro. In questo caso non è soltanto un fattore economico, ma vengono presi in considerazione anche qual è il curriculum del consulente, l'esperienza, e quindi a parità di curriculum scelgo quello che ha il costo più basso, però in relazione a delle tue caratteristiche o l'esperienza diretta che quello ha fatto in un determinato settore, io sono libera di poterlo scegliere, eventualmente anche pagando un prezzo più alto, perché dimostro che le competenze di quel consulente sono essenziali alla realizzazione del mio progetto e mi serve lui, non un altro. Quindi c'è una certa discrezionalità su questa cosa. Quindi l'acquisto dei beni deve essere sempre comprovato da fatture o altri documenti avente forza di legge, e ovviamente nella fattura deve essere riportato sia il progetto, il numero di protocollo di progetto, il costo e le quantità. Deve essere quindi dettagliato tutto in modo che
Nella fattura noi non mettiamo beni che utilizziamo per la gestione normale aziendale e poi invece li scarichiamo tutti sul progetto, quindi la quantità deve essere dettagliata. I vincoli, quindi i beni devono essere nuovi, non ci devono essere vincoli di ipoteche o non possono essere beni usati, e infatti occorre riportare anche il numero seriale se eventualmente compriamo un computer o un televisore. E questi beni poi devono essere registrati, diciamo, in un libro, quello che potrebbe essere, diciamo, aziendalmente un libro dei cespiti, cioè, però una specie, anche un foglio elettronico in cui c'è scritto il numero seriale, il bene acquistato, quando l'abbiamo acquistato, e eventualmente se la sede ha diverse strutture sul territorio, dove si trova, in modo che in fase di controllo il controllore viene, vede che il bene si trova a Bari, va a Bari e dovrebbe trovarlo lì. Quindi non c'è l'obbligo di tenerlo presso la sede ufficiale, l'importante è che sia segnalato dove il bene sta. Ci sono dei progetti dell'Unione Europea che prevedono anche eventualmente diciamo uno stampino, comunque qualcosa che venga posizionato sul bene come pubblicità, e in cui c'è scritto bene acquistato col cofinanziamento dell'Unione Europea all'interno della misura, e quindi infatti a volte, se vi siete fatto caso, anche nei bar che hanno subito ristrutturazioni, godendo di alcuni benefici pubblici, occorre che vi sia riportato il logo dell'Unione Europea, della Regione Puglia e il logo di progetto, per far conoscere, diciamo, una certa pubblicità del finanziamento. Per gli investimenti, quindi, immateriali, possono essere degli studi di fattibilità, delle ricerche che vengono effettuate all'interno di un progetto anche di piccola, diciamo, entità. Oltre quindi alla scelta dei preventivi, bisogna considerare altre caratteristiche. È necessario quindi che eventualmente i tre consulenti devono presentare una specie di relazione sulle attività che intendono svolgere all'interno del progetto, che quindi queste devono essere allegate al curriculum e eventualmente ai tempi di realizzazione. Perché bisogna considerare che nel momento in cui noi cioè redigiamo un progetto, oltre alla parte, diciamo, della idea progettuale e il budget di progetto, solitamente vi è un cronoprogramma di progetto, cioè un diagramma di Gantt in cui si identifica quando parte il progetto e le attività, in che mesi devono essere svolte, da quante persone devono lavorarci. E quindi in questo caso, quando si fa riferimento a consulenti esterni, il cronoprogramma del consulente è importante per capire il costo di questo consulente, su quante diciamo, ore uomo può essere spalmato. E quindi i tempi di realizzazione, il curriculum, anche per evitare che la scelta, diciamo, delle caratteristiche professionali venga un po' messa in secondo piano da quelle che sono invece le caratteristiche, diciamo, di un software che è facilmente identificabile. Le caratteristiche invece a livello umano, questa cosa non può essere lasciata soltanto a numeri. Allora, no, se tu sei un ente privato, un soggetto, tu ti rivolgi a chi vuoi tu. In questo caso occorre, nel momento in cui tu prendi una determinata persona, comunque allegare il curriculum. Io parlavo ad esempio scelto quel consulente, lo stai pagando 100, perché lo stai pagando 100? Perché ha 10 anni di esperienza, perché è stato all'estero, perché ha lavorato in progetti finanziati. Cioè, il pagamento del consulente, nonostante c'è una certa discrezionalità, deve rispettare dei parametri. Cioè, non è che una persona che è appena uscita dall'università, tu lo paghi 100 euro l'ora come un professore universitario, perché in quel caso la spesa ti viene tagliata. Quindi ci deve essere una certa, diciamo, collegamento tra le esperienze, il curriculum della persona che hai scelto e il costo che tu gli vuoi attribuire, anche perché solitamente
momento in cui si esige il budget progettuale, tu hai stabilito che quella funzione viene effettuata in 10 ore a 100 euro, a 10 euro, quindi devi rispettare quei parametri. Invece, per quanto riguarda, diciamo, all'interno di enti pubblici o di università, il curriculum è una questione proprio di scelta del parametro del pagamento. Cioè non, e quindi l'ente avrà proprio anche nei corsi di formazione che si fanno, a seconda degli anni di esperienza, varia il prezzo del professore. Quindi non. Quindi, come dicevo prima, se non è possibile disporre di tre offerte, un tecnico, dopo le necessarie ricerche, bisognerà fare una relazione in cui descrivete il fatto che avete cercato, nessuno ha le caratteristiche che volevamo, io scelgo lui, punto. E quindi non c'è possibilità. Come si fa a valutare la congruità di un costo? E quindi parliamo in questo caso di quelli che sono i costi per consulenti, i costi del personale. Occorre fare riferimento a quello che è l'orario giornaliero del consulente, perché solitamente verrà pagato a giornata di lavoro. E quindi bisognerà considerare quelle che sono le quotazioni, appunto, come dicevo prima, degli enti pubblici, quanto pagano i consulenti. La quota complessiva di queste spese comunque non potrebbe superare il 25% dell'intero finanziamento, però partite sempre dal presupposto che nel momento in cui voi partecipate a un bando, lì ci sono scritte tutte le cose che dovrete rispettare, quindi non si può stabilire delle regole certe per i bandi dell'Unione Europea, del Comune, della Regione, della Provincia, perché a seconda della misura, a seconda di chi vi eroga il finanziamento, perché a volte ci sono anche degli enti privati che fanno dei bandi, quali potrebbe essere la Fondazione per il Sud, che è un ente privato, che stabilisce delle regole a seconda di quello che più fa piacere a loro. Quindi, in linea generale, per garantire una certa efficacia ed efficienza della spesa, bisogna indicare quali sono i tempi per la realizzazione. E quindi il cronoprogramma è importante, anche perché sono ammesse le proroghe, nel senso molto spesso l'ente beneficiario che vuole che tu comunque realizzi l'opera ti concede delle proroghe, però questo non è detto. Cioè, occorre comunque una procedura formale di richiesta di proroga, la motivazione del perché non avete fatto il progetto all'interno dei tempi stabiliti. Però se le motivazioni ci sono, la proroga molto spesso viene concessa. È sempre lasciato alla soggettività dell'ente. Quelli che possono essere le varianti, cioè quando noi presentiamo un progetto, stabiliamo un budget. Questo budget comprende delle macro voci, quali possono essere costi del personale, la macro voce A, B, tutte le attrezzature, viaggi e missioni. Solitamente non è possibile fare, cioè se noi abbiamo stabilito che per il personale impieghiamo 100 euro, non posso impiegarne 130. È possibile però effettuare delle varianti, delle piccoli scostamenti tra una macro voce e un'altra, cioè dico io ho risparmiato nell'acquisto del software, quel budget che ho risparmiato lì, se è inferiore a un 5% lo posso impiegare nel personale. Queste varianti a volte, se sono di piccola entità, quindi entro il 5% sono comunque ammesse e quindi salvo diciamo, per quelle imposizioni tipo le spese generali non possono superare il 10% del budget complessivo di progetto, in quel caso le spese generali non si toccano. Però il costo del personale, se avevo impiegato 100.000 euro e diventa 105, non succede niente. Se da 105 lo facciamo diventare 130, la differenza che ho in più che ho contato non viene riconosciuta e quindi c'è un taglio della spesa. Bisogna considerare che qualsiasi variante superiore a quel 5% che solitamente è concesso deve essere richiesta preventivamente. Ad esempio, io avevo previsto che l'acquisto del software, dell'attrezzatura per la realizzazione di una determinata attività,
Nel momento in cui ho fatto il budget di progetto costava 100.000 euro. Nel momento in cui, dopo un anno, io mi trovo a acquistare quel bene, questo bene o può avere avuto un deprezzamento e quindi, in base il libero mercato, il prezzo è sceso e quindi ho avuto un'economia di progetto, oppure quel bene non è più idoneo alla realizzazione di quello che era il mio obiettivo di progetto e quindi ho bisogno, ad esempio, di un computer con la webcam. E quindi quella differenza di prezzo, se io la giustifico dicendo che mi serve per la realizzazione del progetto, viene, cioè, con una relazione presentata preventivamente alla spesa, viene riconosciuta. Specie se queste variazioni sono migliorative, nel senso, io dimostro che questa spesa che ho sostenuto in più serve per realizzare al meglio il mio obiettivo di progetto. E quindi possono essere riconosciute ed accettate. Sono considerate quindi varianti tutte quelle che sono le modifiche di progetto originaria, che fanno quindi modificare quelli che erano i parametri definiti all'origine. Non so se voi vi siete trovati a dover richiedere una variazione di budget. Molto spesso può capitare, quindi anche perché il costo del consulente o il costo della materia prima può cambiare in corso d'opera. E quindi la cosa, diciamo, fondamentale è che se il progetto riconosceva 100.000 euro, non vi sarà mai concesso 110.000, ma anche 101.000. Cioè quell'importo in più che voi avete speso non vi viene tagliato, nel senso voi l'avete sostenuto, però non vi è riconosciuto all'interno. È possibile però che, come voi avete utilizzato i soldi, quindi nell'acquisto del personale, delle materie prime, se ci sono degli scostamenti all'interno delle voci, giustificate e motivate, solitamente lo ammettono, anche perché se l'ente che vi ha erogato il finanziamento ha impegnato quell'importo per voi, è difficile che poi, a distanza dell'anno, di 2 anni di progetto, deve disinvestire il fondo, darvi la lettera di comunicazione che l'importo è diminuito. Quindi, vieni, oh, fai, è meglio così. Piccolino, sì. Poi però mi rendo conto che sia per il fatto che ormai attraverso magari internet, Facebook, Hai quelle telefonate si possono abbassare notevolmente, quindi io non ho bisogno di spendere 100 euro per telefonata, ma semplicemente solo 5 per telefonata, perché per il resto faccio via internet da casa, quindi io non ho bisogno di utilizzare risorse economiche. E penso che quei 95 euro risparmiati posso chiamare la persona X che all'interno del progetto può fare un'altra cosa che secondo me porta un miglioramento. Se nel bando questo non è specificato, che quindi non è specificato che io devo, cioè nel preventivo di spesa io avevo preventivato 100 euro di spesa, però poi in corso d'opera mi rendo conto che non mi servono e nel bando non c'è nessuna specifica rispetto a questo eventuale cambiamento, io posso cambiare, Diciamo diciamo. che solitamente le spese telefoniche, le utenze rientrano in quelle che sono le spese generali e quindi quando noi facciamo un budget di progetto non stiamo lì a dettagliare spese telefoniche, spese utenze elettriche, vengono ricomprese in quelle che sono la dicitura spese generali. Se però tu nel corso del progetto ti rendi conto che hai un'economia, come avevamo detto, nell'acquisto di un computer e quella differenza la vuoi utilizzare all'interno, non ho comprato più il computer perché costava di meno, ho comprato un accessorio, una stampante, qualcosa, diciamo, nella macro voce delle attrezzature. Questa cosa è possibile. Diciamo, diventa un po' più complicato se tu dall'attrezzatura, che diciamo è una macro voce materiale, la passi al personale, perché si darebbe una variazione di macro voce. Quindi se tu hai risparmiato sul computer, puoi comprare un accessorio di tecnologia. Se hai risparmiato perché il consulente l'hai pagato di meno o hai pagato di più il contratto di collaborazione, all'interno delle voci del personale le puoi sostituire. Mi sono chiesto perché nel bando del Sì. divertimento
Questo bando non sono contemplate acquisti di sì, attrezzatura. quindi questa voce non era E che cosa era previsto? Solo personale? sì, diciamo la realizzazione di un progetto all'interno di un laboratorio urbano, quindi per lo più per quanto riguarda noi quello che avevamo previsto erano risorse umane perché ci sono una serie di attività che realizzeremo. Avevamo appunto preventivato così tutte queste spese telefoniche che poi ci siamo resi conto che Ma non ci all'interno del servono. bando voi avevate dettagliato proprio spese telefoniche Sì, avevate, ed sì. era previsto proprio il dettaglio? C'era una macrovoce. Se non sbaglio, appunto, era spese generali, esempio, carburante, Stellantis, telefono, sì. eccetera. Quindi noi avevamo preventivato Questo. questo, proprio per essere sicuri. Adesso ci siamo resi conto che in realtà non ci serve e quindi ci è venuta un'idea per un evento che avevamo organizzato, chiamare una persona in più e quindi quei 100 euro, diciamo, che avevamo preventivato di spese telefoniche, in effetti possiamo tagliarle. Diciamo che queste variazioni sono solitamente ammesse per macrovoci grandi, però per quanto riguarda proprio le spese generali, siccome diciamo, in passato diciamo, venivano utilizzate come diciamo, contenitore, quando tu alla fine del progetto non eri riuscito a rendicontare tutto, buttavi tutto nelle spese generali e riuscivi diciamo, a arrivare al budget. Quindi ci sono state delle normative un po' più strette in cui dicono che le spese generali non possono superare il 5%, il 10% dell'ammontare del finanziamento. Quindi in quel caso io ti dico, ti suggerirei al posto di utilizzare le spese telefoniche di sostituirle ad esempio in buoni carburante, se voi avete fatto delle riunioni anche a E in Bari, realtà che c'è successo che cioè le spese all'interno generali delle si sono affievolite enormemente perché abbiamo trovato modi diversi per economie. comunicare, eccetera, Skype e tutto il resto, quindi in realtà preferire, ripeto, è un bando veramente con Vabbè. cifre molto basse. Quindi per la migliore riuscita di questo progetto che è rivolto comunque alla cittadinanza, noi abbiamo preferito a questo punto, preferiremmo limitare veramente al In minimo quel caso queste il spese. suggerimento che io ti darei, se non riesci ad utilizzare quell'importo risparmiato all'interno di altre spese generali, quali possono essere la benzina, le utenze o la realizzazione, diciamo, di qualcosa, di chiederlo al capofila, cioè di fare una lettera motivata in cui Ok, specifichi, quindi cioè chiedere questa chiederglielo, variante. cioè nel senso io ho l'esigenza per la realizzazione, per portare delle miglioramenti al progetto, ho fatto un'economia di spesa, la vorrei utilizzare, è possibile? Perché Perché altrimenti rimangono soldi che comunque, cioè, no, non tra riesci a virgolette, rendicontare. risparmiamo Però e non non riesce a gli. rendicontare, lo Allora, dico sarebbe così. possibile fare qualcos'altro in più? Solitamente ti ho detto, proprio per le spese generali, lo potresti, diciamo, sostituire con un'altra spesa generale. Se fate un meeting, qualcosa, e quindi. Perché essendo all'interno del laboratorio urbano le spese di gestione di affitto sono del laboratorio, non dobbiamo pagare, quindi davvero di spese generali per quanto ci riguarda abbiamo praticamente nulla. Ecco perché non Cioè, ci ti. serve nulla da questo punto di vista, ci serve effettivamente, abbiamo pensato male all'inizio che ci servivano, La e in realizzazione. realtà possiamo spendere quei soldi per fare un'altra cosa in più all'interno di un evento. Infatti, diciamo, nella redazione del budget, diciamo, è questa, diciamo, la molla, diciamo, più cercare in maniera preventiva capire come vorresti utilizzare i soldi. Poi, ovviamente, da quando tu presenti il progetto, a quando viene approvato, a quando tu lo fai, le cose cambiano. E quindi anche il fatto del telefono, mentre prima era un costo, diciamo, più effettivo, Sì. adesso viene Sì. sostituito da connessioni Sì. differenti. Quindi io ti suggerirei appunto di chiederglielo, di fare una lettera in quello specifico, anche perché se tanto tu non lo riesci a giustificare, saranno comunque soldi che tu No, dovrai sì, restituire, o sì, sì, sì. comunque non ti verranno No, fatti, dati in non lo serie. richiederemo, quindi nella seconda tranche non ci Non vi daranno quei verranno soldi, non torneranno. erogati, e quindi un tentativo comunque di richiesta, motivando un miglioramento al progetto, perché non so se richiedete una specifica persona oppure fate un'attività dettagliata, Sì, un'attività in più. anche perché, come vi dicevo prima, quei soldi comunque l'ente li ha già destinati a voi, quindi nell'impegno di spesa si troverà poi ad avere degli importi non spesi, e in questo periodo sarebbe un po' complicato, quindi ti conviene chiederlo.
o comunque se riesci a trovare qualche altra spesa di natura generale. Okay. Solo questo. Ci sono altri dubbi? Tutto tranquillo? Parliamo di IVA. IVA che solitamente è un importo che non viene rendicontato, quindi non è riconosciuto come contributo dall'ente. Questo perché l'IVA, essendo un importo che poi noi andiamo a non riconoscere con l'IVA credito e l'IVA debito, quindi l'IVA viene riconosciuta e quindi rendicontata solamente se si tratta di un ente, ad esempio non profit, o un ente che non riconosce l'IVA come costo, cioè che sostiene l'IVA come un costo e quindi non può in nessun modo recuperarla. Quindi ad esempio anche all'interno della struttura dove io lavoro, l'IVA per noi è un costo e quindi all'interno del progetto, quando noi redigiamo il budget, lo consideriamo come un costo effettivo. Quindi se abbiamo preventivato acquisto di materiali, nell'acquisto incomprendiamo già l'IVA, perché non riusciamo in nessun modo a recuperarla. E infatti c'è un articolo della Unione Europea che dispone quindi che non è ammissibile l'IVA a contributo, tranne nei casi in cui è realmente sostenuta dal beneficiario. Quindi il costo dell'IVA è una spesa, quindi può darsi anche all'interno dell'ARCI, come penso che sia un ente non economico, o comunque nelle associazioni dove lavorate, e quindi in questo caso è possibile chiedere il contributo anche per la parte di IVA, quindi salvo diciamo, se siete delle società o SRL, in quel caso l'IVA tutte le fatture devono essere al netto dell'IVA. Per quanto riguarda invece gli acquisti di entità inferiore a 258 euro, in questo caso l'IVA, anche se voi siete un ente non profit, non viene riconosciuto il contributo per quegli acquisti di piccola entità in cui l'IVA è dentro il prezzo, quindi la comprendiamo tutta. Fermatevi voi quando volete fare una pausa, quando volete respirare un attimo. Per quanto riguarda le spese generali, come abbiamo detto fino ad oggi, sono direttamente collegate all'operazione finanziaria e necessarie per la realizzazione dell'obiettivo del progetto. Possono quindi essere attribuite all'attività per intero o mediante dei criteri di imputazione, in cui noi dimostriamo che la stessa attività viene la stessa spesa è sostenuta in comune tra più attività secondo un metodo di ripartizione che viene definito sempre dall'autorità di gestione. Quindi noi, in base al bando, riusciamo a capire come bisogna attribuire le spese generali. Se non vi è indicazioni, solitamente il 10% dell'intero budget o delle macro voci. Tra le spese generali rientrano quelle che sono le spese bancarie o legali, le parcelle dei consulenti, le parcelle dei notai, la spesa per la tenuta dei conti correnti, specie per quelli dedicati, quindi eventualmente la tenuta conto, uno può essere considerato una spesa generale, e sono quindi ammesse a finanziamento anche le polizze fideiussorie. Questo perché, non so nei progetti con cui voi avete interagito, però attualmente è una prassi ormai stabilita per regolamento, quindi che qualsiasi finanziamento, quindi qualsiasi bando a cui noi partecipiamo e che vinciamo, per l'importo dell'anticipazione dobbiamo sottoscrivere una polizza fideiussoria. La polizza fideiussoria che viene rilasciata da un istituto di credito o da una società finanziaria iscritta in un apposito elenco di società ammesse alla possibilità di fare polizza, e viene rilasciata in modo che l'ente che ci ha dato il finanziamento si garantisce che se noi non lo svolgiamo bene il progetto oppure non restituiamo i soldi, loro si rifanno sulla polizza fideiussoria e quindi l'assicurazione alla banca pagano. E noi poi saremmo costretti, diciamo, a vedercela con l'assicurazione e con la banca. Questa polizza è ormai prevista per tutti i bandi,
salvo forse quelli più piccoli, non so se voi l'avete prevista. Quindi nel momento in cui fate un budget di progetto è necessario inserirla. Quindi è opportuno, siccome la polizza varia in base all'importo, quindi nel momento in cui stabilite il budget di progetto, solitamente la polizza copre quello che è l'anticipazione. Quindi voi quando leggete il bando, se vedete che a seguito dell'approvazione del budget, del bando vi viene riconosciuto l'80% del progetto, la polizza deve essere sull'80%. Se vi vanno il 50% deve essere sul 50%. Quindi quando redigete il budget bisognerà fare un'analisi di mercato per vedere quanto costa una polizza su quell'importo, in modo che nel momento in cui viene approvato il progetto, la polizza voi ve la interamente scontate, cioè scontate, rendicontate sul progetto. E l'ente beneficiario, cioè l'ente erogatore, non ci eroga l'anticipazione se non dopo la polizza fideiussoria. Quindi nel momento in cui noi abbiamo vinto il bando, sappiamo che dobbiamo avere l'anticipazione, facciamo la polizza, che viene firmata solitamente dal legale rappresentante alla presentazione del bilancio dell'ente, qualche minima garanzia. E mandiamo la polizza all'ente erogatore e l'ente dà l'anticipazione. La polizza rimarrà in piedi per tutta la durata del progetto e solamente quando voi avete avuto il controllo finale, l'ente beneficiario che vi ha dato i soldi svincolerà la polizza e voi la dovete restituire al soggetto, all'assicuratore o alla banca. Diciamo, in passato non erano previste, però poi siccome ci sono stati molti problemi con i soggetti beneficiari che non rendicontavano, non utilizzavano al meglio i soldi, tipo la regione non perdeva più tempo a rivalersi sul beneficiario per la restituzione dei soldi e quindi ha previsto, diciamo, queste polizze. Senti, solitamente nel momento in cui c'è il bando c'è scritto come vengono erogati i soldi, nel senso è dettagliato, alla prima avrete il 50%, e là solitamente c'è scritto, non c'è. Nel momento in cui, cioè, forse diciamo tu hai avuto a che fare con bandi un po' più piccoli, però già io che ho anche avuto a che fare con bandi, sì, 7-8 mila euro era prevista, quindi in quel caso. Siccome il costo della polizza può variare dalle 300 a voi cioè, lo inserite nel budget e vi viene riconosciuto. Quindi, diciamo, ovviamente il rilascio di una polizza fideiussoria cioè, presuppone che l'ente abbia una certa tenuta di bilanci o comunque abbia una certa affidabilità, perché la polizza è un'assicurazione. E quindi il soggetto, diciamo, che firma la polizza si assume, diciamo, questa responsabilità. E quindi ogni autorità, di gestione fissa le percentuali di spesa secondo un criterio dimostrabile dal bando. Tu non ti sei mai trovata a che fare con le polizze? Nessuno? Tu sì. Era un bando. Anche tu al microfono, non solo io. Purtroppo, stavo dicendo, il bando di principi attivi della Regione Puglia prevedeva la clausola fideiussoria prima Ed erano della importi sui concessione. Sì, 25.000 25.000 euro era la richiesta che avevamo fatto, che era il massimo euro. ovviamente La erogato. polizza, cioè l'importo che vi veniva erogato erano 25.000 euro all'inizio, No, diciamo. era il. Ora non Il ricordo, 50 o comunque. l'80, Sì, diciamo. mi sembra l'80. L'80, no? 70, 70. ok, Quindi voi avete 70. fatto la polizza sul 70% Sì, dell'importo. infatti intorno ai 400 euro era E il solamente nel pagamento. momento in cui vi è Soltanto stato. che essendo un nuovo ente, cioè nel senso che noi eravamo nati per quel Per principi progetto, attivi, quindi non è per che volenti spiriti. avevamo ovviamente un bilancio precedente, per cui bisognava trovare un garante, qualcuno che garantisse per noi.
La somma per la banca, ovviamente. Eh sì, perché quella è una garanzia. Quindi mentre la società deve presentare o il bilancio o comunque delle scritture contabili che dimostrano che un giorno dopo non chiudete e ve ne andate, così il soggetto privato, cioè il soggetto deve dimostrare una certa solvibilità, anche perché se poi tu quei soldi li utilizzi in maniera differente, sarà chi ha fatto la polizza alla tua che dovrà rimetterci e poi dovrà venire da te. E ormai è legge, cioè qualsiasi bando, la percentuale dipende da quanto ti danno come anticipazione, che poi risponde alla filosofia che loro, tu devi avere il 70% come anticipazione, allora loro ti chiedono il 70% con polizza fideiussoria. Quando si tratta invece di progetti che all'inizio ti danno ad esempio il 50% oppure il 20%, gli altri soldi che loro ti erogano, te lo erogano a saldo, a stato di avanzamento lavori, cioè tu fai un pezzo di attività, la rendi conti, loro controllano tutti i documenti, vedono che sta tutto a posto e ti danno gli altri soldi e vai avanti. Quindi in questo modo tu ti trovi a dover anticipare per un periodo in cui dura l'attività, però l'ente in quel caso è garantito dal fatto che, avendo fatto dei controlli periodici, sa che tu hai una gestione corretta del progetto, perché mentre prima ti davano l'anticipazione e poi alla fine del progetto vedevano che avevi fatto, invece adesso tendono a fare per stato di avanzamento, in modo che sia, noi siamo maggiormente portati ad andare veloci, in modo che quando finiamo l'attività ci danno l'altro soldi e quindi possiamo fare l'altra attività, specie se non abbiamo le capacità finanziarie di poter anticipare tutto fino alla fine, cosa che è difficile da trovare. Quindi loro ti erogano un pezzo del finanziamento, in modo che tu puoi lavorare e loro stanno tranquilli che tanto alla fine di quell'attività prima il controllo e poi in questo modo. Però i pro e i contro sono che a parte che devi lavorare con delle anticipazioni, perché o sei bravo con i soldi che ti hanno dato come prima anticipazione, tu riesci a portarteli avanti, oppure dal momento in cui tu finisci l'attività, presenti le carte, loro ti fanno il controllo e ti erogano l'altro, passa quel mese e mezzo, due, in cui tu devi andare avanti con le attività, però non hai il budget. Infatti, per venire incontro anche a questo problema di alcuni enti, è permesso, quando tu presenti le carte, non dimostrare il pagamento della fattura, ma l'impegno di spesa. In questo modo tu hai tutta la documentazione completa, ti manca il pagamento perché non hai la disponibilità, e quindi si parla di impegno di spesa. Nel momento in cui loro ti erogano l'altra tranche di finanziamento, tu effettui i pagamenti e quindi l'impegno di spesa diventa spesa effettiva e poi la dovrai dimostrare nella rendicontazione. Non tutti ammettono gli impegni di spesa, però alcuni soggetti privati o nell'ambito di questi piccoli progettini sì, proprio perché sanno che l'ente non ha quella capacità finanziaria di poter erogare l'impegno di spesa è quando tu hai una fattura e non l'hai pagata, però ovviamente è intestata a te tutte queste cose qui, e tu la porti in rendicontazione però senza il pagamento, quindi ti sei impegnato nel momento in cui avrai i soldi a pagarla. Nel momento in cui hai l'erogazione di quella tranche, la paghi. Ovviamente ci sono dei tempi, non è che tu l'impegno di spesa lo puoi prendere da mo' a un anno, quindi solitamente entro 30 giorni, entro 60 giorni, devi pagare quella fattura, se no nel momento in cui arriviamo alla fase conclusiva del progetto, se tu non l'hai pagata ti viene tolta quell'importo, anche perché non ci sono progetti che erogano il 100%, cioè... Quindi quella differenza, che solitamente è il 20 o il 10% che ti danno in fase finale, quando c'è un collaudo, se tu questi impegni non li hai, non te li erogano. Quindi, e poi la perdi quella spesa perché non ti viene riconosciuta. Quindi è importante questa cosa. E però viene incontro a quelle che sono le esigenze dei piccoli enti che non hanno liquidità, oppure le associazioni che...
non possono impegnare 20.000 euro di budget per svolgere un progetto, perché loro hanno attività caratteristiche, hanno il personale, hanno, quindi in questo caso. Quindi per quanto riguarda i pagamenti, quindi i flussi finanziari e le modalità di pagamento, occorre rendere trasparente, documentabile tutti i pagamenti, ogni fattura e ogni documentazione di spesa. Abbiamo detto quindi che i pagamenti possono essere effettuati solo se sono tracciabili. A maggior ragione adesso con le nuove normative, quindi non sono ammessi pagamenti in contanti, salvo per importi superiori a 500 euro. Anche in quel caso comunque bisogna avere documenti probatori, aventi forza di legge, quale uno scontrino, una fattura, qualsiasi cosa che dimostri il pagamento. Quindi nessun pagamento forfettario, nessun pagamento di questo tipo, perché sennò non vi viene riconosciuto. Pagamento che può essere effettuato con bonifico o ricevuta bancaria. Il bonifico, se viene effettuato presso lo sportello della banca, occorre quindi ovviamente firma della banca e cose varie. Attualmente si utilizza il home banking, che abbatte notevolmente i costi bancari. In questo caso occorrerà effettuare la stampa del bonifico, dove risulta in maniera chiara il CRO, cioè il numero identificativo del pagamento. Diciamo, se vogliamo essere ancora più precisi, nel momento in cui scriviamo come descrizione del bonifico pagamento fattura 5 all'interno del progetto principi attivi bando, perché così ci togliamo da qualsiasi dubbio che quella spesa tu la potresti presentare su più progetti, quindi in quel modo cioè perché siccome poi il controllore va a verificare la descrizione del bonifico e comunque il pagamento, se tu lo scrivi nella descrizione ti sei tolto proprio da qualsiasi problema. Quindi fattura, pagamento tramite bonifico, riba, estratto conto bancario. Perché nonostante è stato fatto con bonifico bancario, nonostante voi avete il CRO del bonifico, vogliono vedere gli estratti conti. Estratto conto che voi, del periodo ovviamente del bonifico, potete cancellare qualsiasi cosa che non riguarda il progetto, quindi, evidenziando l'uscita del bonifico, in modo che il controllore va lì, guarda che il bonifico è uscito. Questo perché anche quando noi effettuiamo un bonifico con home banking, nel momento in cui lo effettuiamo abbiamo sempre quel giorno per poterlo bloccare, e quindi in quel caso tu potresti bloccare il bonifico, far finta di aver pagato quella fattura, invece quella fattura non è stata. Quindi gli estratti conti li vogliono vedere sempre. Quindi fatevi. Gli assegni, diciamo, non è una modalità molto utilizzata, però è accettato come metodo di pagamento. Anche in questo caso occorre fotocopia dell'assegno, estratto conto bancario, in modo che dall'estratto conto risulti l'uscita dell'assegno, anche perché l'assegno potrebbe anche essere incassato mesi e mesi dopo, e quindi nel momento in cui, ad esempio, voi avete la disponibilità sul conto, quindi occorre, specie quando siamo in fase conclusiva di progetto, che l'assegno sia uscito dal conto corrente. E ovviamente deve essere un assegno non trasferibile. E una cosa importante che forse ancora non vi ho detto, però non credo che si tratti dei vostri casi, che nel momento in cui si vince un bando, molto spesso chiedono un conto corrente dedicato. Quindi l'apertura di un conto proprio per tutte le spese del progetto. Ad esempio, se voi avete vinto un progetto, voi aprite il conto corrente con la denominazione progetto, TIP, TAP e cose varie, lì vanno i soldi dell'attivazione e da quel conto voi dovete effettuare tutti i pagamenti. Infatti nel momento in cui questo conto poi ci sono dei progetti che prevedono dei cofinanziamenti privati. Cofinanziamenti significa che se il progetto è di 100.000 euro e tu devi fare un cofinanziamento che può essere o in natura o in beni, tu potresti, ente, mettere come cofinanziamento il personale dipendente oppure la sede,
cioè io metto questa sede all'interno del progetto e questo è il mio cofinanziamento, cioè io ho contribuito alla realizzazione del progetto non prendendo una sede in affitto, quindi quel risparmio di affitto che io non ho fatto sostenere utilizzo la sede che ho di proprietà o in questo modo diciamo io ho contribuito e si parla di cofinanziamento. Molto spesso vengono utilizzati come cofinanziamento il personale, il costo del personale. Costo del personale che, siccome viene comunque, specie quello dipendente, pagato dall'ente, indipendentemente dal fatto se il progetto è passato o no, viene utilizzato e inserito nella. Quindi si parla, diciamo, di cofinanziamento di 20-30 mila euro e poi tu, come pagamento, cioè come cofinanziamento, dovrei portare le buste paga. Sono io che faccio rumore? Ok. E quindi questo è importante, cioè non lo richiedono per di progetti piccoli, però quando si tratta di progetti che hanno diversi partner, il capofila, cioè colui che assume la responsabilità del progetto, deve avere un conto corrente dedicato. Poi i costi, tanto abbiamo visto che può farseli all'interno delle spese generali. Dimmi. Di. Stavo dicendo, se in realtà sono volontari, cioè impiega come cofinanziamento, che ne so, delle persone che realmente non paga, non può essere considerato un cofinanziamento se tu non sostenisci, non sostenisci il costo per loro, cioè i volontari non sono rendicontabili all'interno di un'impresa. Infatti come si fa? Cioè, no, perché molto spesso ti dicono no, vabbè, ma tanto, per esempio, io sono assistente sociale, faccio una carta con l'associazione che dice che mi manda in quel posto X per tenere una lezione, però io non mi prendo niente e quello va come cofinanziamento. No, non è possibile. Forse dipende appunto dai bandi, dai progetti, perché per esempio per il bando di cui stavamo parlando prima era ammissibile un finanziamento di questo tipo, nel senso che diventava un valore aggiunto, però non ti riconoscevano. No, allora non ti riconoscevano io denaro, ho chiesto ti riconoscevano 3.000 euro. Un punteggio, sì, in un più. Punteggio, sì, però non soldi. Il mio progetto vale e costa 3.000 euro. No, ho sbagliato, costa 3.000 euro, ma vale 3.004 perché c'è il mio lavoro di coordinamento, eccetera, eccetera, che poi devo rendicontare in base a, cioè, nel senso di fornire una scheda di lavoro, dei dettagli, delle relazione. Ore di lavoro, una relazione, e quindi il valore aggiunto dato dal mio lavoro ha costituito un punteggio in più rispetto a coloro che si erano fermati a 3.000 euro, per esempio, in questo senso. Vabbè, mettiamo 10.000, dai. Cosa? 8.000 euro te li dà l'ente erogatore e gli altri due li deve mettere comunque come cofinanziamento l'associazione. Come fai a... È quello che diceva lei. Cioè, il volontario non ti dà cofinanziamento, ti dà un punteggio in più in fase di attribuzione, cioè in fase di valutazione del progetto. Però io quei 2.000 euro ipoteticamente li devo comunque li trovare, devi trovare da che quale può parte. Essere un costo del personale, la sede, delle attività che tu... Diciamo, no, perché spesso, cioè comunque le associazioni, previsto, per dire, non hanno sempre, cioè, personale, quasi mai, no. Personale fisso, per cui ovviamente è tutta questione di... Lo so, in quel caso devi... Però comunque, voglio dire, sarebbe un valore aggiunto, però comunque quelle ore di lavoro che un volontario, cioè non si possono quantificare queste ore... No, sono neanche riconosciute come... cofinanziamento. Viene riconosciuto solo una premialità perché tu hai visto
E quindi, così come nel progetto, se tu prevedi l'utilizzo di donne, prevedi l'utilizzo di disabili, prevedi, hai delle premialità e quindi un punteggio più alto in sede di approvazione del progetto. Però, come cofinanziamento, le attività svolontariate, anche perché la normativa sul lavoro è così rigida che devi anche dimostrare che quella persona realmente non percepisce soldi, se tu non la stai sfruttando, cioè, quindi queste cose proprio non vengono. Viene considerata una premialità in sede di approvazione del bando, però non viene considerato cofinanziamento e non te lo passano. Perché comunque devi sempre dimostrare, cioè voglio dire, anche se realmente non ti prendi nulla, è come, però l'associazione deve uscire i soldi, cioè, Cioè, quei sì, 2.000 euro vabbè, tu li devi comunque utilizzare, quindi il sì. volontario non è un cofinanziamento. Sì. Cofinanziamento è la sede. C'è Ho il l'affitto. commercialista che mi cura, che io pago per l'associazione, però Lo mi metti cura per fare una anche determinata quello. attività o cioè solitamente vengono utilizzati o la sede o il personale, perché sono. L'associazione deve fare una lettera di incarico al volontario se lo statuto di quell'associazione prevede che si possa Da utilizzare il utilizzare volontario. il volontario come forza lavoro, diciamo, però poi effettivamente deve fare una lettera di incarico e deve dimostrare attraverso il pagamento. Sì, se no non è ammesso. Anche perché cioè, vi faccio un apice, nel senso è difficile dimostrare che quello sia un volontario che non percepisca soldi e che invece non percepisca soldi a nero. E quindi proprio per evitare che utilizzo di manodopera con sottopagata o non vengono presi in considerazione. Poi per quanto riguarda le attività di carattere sociale, sì, è ammesso, però non ti garantisce, cioè non viene riconosciuto come cofinanziamento. Quindi dovete trovare qualche altra cosa. O dovete in teoria cioè metterli in denaro all'interno del progetto. E quindi non si parlerà di cofinanziamento in natura, ma cofinanziamento in denaro. Quindi questa cosa. Facciamo un break di un caffè? Ok.